bentornati. Oggi vi propongo questo trucco un po' differente da quelli che faccio di solito, un po' più neutro, naturale, sui toni del marrone bronzo. È un trucco molto luminoso, come potete vedere, che indosserò stasera per uscire. Oggi è sabato e niente, è un trucco che in realtà mi piace molto. Io tendo sempre ad utilizzare colori pazzi e poco quelli un po' più naturali, quindi ho deciso di buttarmi un po' su questi colori. E spero che il trucco vi piaccia e vi lascio al tutorial. Inizio applicando della Strobe Cream della MAC, che è una crema idratante luminosa per dare appunto alla pelle questo tocco di iridescenza. Come fondotinta utilizzo il Pro Longwear della MAC nel numero NC25, che è un fondotinta a lunga durata fino a 18 ore che asciuga opaco. E perché, appunto, perché sto uscendo, voglio che comunque mi duri tutta la sera e non mi diventi lucido. Lo sto applicando con un pennello a due fibre su viso e collo. Come correttore utilizzo quello della MAC nel numero NW25 dello Studio Finish Concealer, solo nell'angolo interno. Poi prendo queste due penne illuminanti della Prep and Prime, sono di due colori, uno un po' più aranciato che è questo qui, Bright Forecast, e lo applico sotto tutta la parte delle occhiaie e lo stendo per uniformarlo con le dita. Poi prendo quello più chiaro che è Light Boost, un giallino chiaro chiaro, l'applico solo nella zona delle borse per farle recedere e per illuminarla. Adesso passiamo alle sopracciglia, le pettino all'insù e come sempre le vado a riempire con l'eyeliner in gel Deep Down, sempre della MAC, con un pennello angolato. Se volete vedere come realizzare le sopracciglia in tre modi, andate a guardare il mio video sulle sopracciglia, in cui vedere appunto in modo dettagliato come realizzare diverse sopracciglia. Come primer occhi vado ad applicare il Soft Ochre, sempre della MAC, su tutta la palpebra fin sotto le sopracciglia. Come ombretto vado a prendere Patina dalla mia palette della MAC, che è un bellissimo ombretto color champagne, molto vellutato, facile da stendere, lo applico su tutta la palpebra mobile. Nella piega vado a stendere Charcoal Brown, sempre della MAC, lo applico solamente alla fine, dove sarà più intenso, e poi lo sfumo in tutta la piega dell'occhio. Poi per dare un tocco di colore vado ad applicare questo color corallo, si chiama appunto Coral, sempre della MAC, che è un ombretto opaco. Lo applico specialmente nella parte finale dell'occhio e lo stendo in tutta la piega. Poi prendo un marrone color bronzo, questo è appunto Bronze, e lo applico in tutta la piega dell'occhio per riscaldarla un po'. E adesso prendiamo un marrone scuro, questo è Espresso, sempre della MAC, lo applico nella parte finale dell'occhio, dove sarà più concentrato, più scuro, lo allungo verso l'esterno e lo sfumo leggermente nella piega. Adesso andiamo a definire le sopracciglia e a creare un punto luce con un correttore liquido, il Pro Longwear Concealer della MAC, nella nuance NC30. Lo applico con un pennello piatto d'eyeliner e lo sfumo con un pennello soffice. Come punto luce vado ad applicare nella parte centrale della palpebra mobile i pigmenti della MAC nel colore Naked, anche nell'angolo interno e al di sotto dell'occhio fino a metà. Riprendo l'eyeliner Deep Down, che è un eyeliner marrone in gel che ho usato per le sopracciglia, e lo applico come eyeliner appunto sull'occhio facendo una piccola codina alla fine. Piego le ciglia e applico questa matita della MAC nel colore Lord It Up, che è una Pearl Glide, quindi una matita perlata con particelle iridescenti molto brillante. La applico fino a metà occhio, forse un po' oltre. Poi nella rima interna applico una matita color burro per dare luminosità e lucentezza e per far apparire gli occhi più grandi. Con un ombretto marrone opaco sfumo la matita che ho applicato al di sotto e vado di mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Applico delle ciglia finte, queste sono le Velour Doll Me Up che ho leggermente accorciato per i miei occhi. Per fissare la base andiamo ad utilizzare la Cipria Studio Fix Powder della MAC nel numero NC25, che ci andrà a coprire ulteriormente le imperfezioni e lascerà un effetto opaco e vellutato. Come contouring dalla mia palette della Sleek prendo la parte opaca e vado a scolpire un po' le guance e anche il naso per renderlo più sottile.
Poi, sempre dalla palette della Sleek, prendo la parte marrone luminosa e la applico sulla parte alta delle guance per riscaldare leggermente l'incarnato. Come blush usiamo un blush minerale della MAC nel colore Warm Soul, che è bellissimo anche da solo per donare un leggero effetto abbronzato e molto molto luminoso alla pelle. E come illuminante non può mancare il fantastico Soft & Gentle, lo applico al centro del naso, sull'arco di Cupido e sulla parte alta delle guance. E passiamo alle labbra, le preparo con il balsamo della MAC Prep & Prime Lips e con la matita della Rimmel nel colore 47 cappuccino vado a delinearne i bordi. Come rossetto applico il taupe della MAC, che è un rossetto matte, quindi super opaco, molto usato dalle sorelle Kardashian, che è appunto di questo bel marrone intenso. E vi lascio il trucco finito. Se il video vi è piaciuto, come sempre, datemi dei pollici all'insù, condividetelo sui vostri social, condividetelo, ogni volta uno scioglilingua e mi perdo, condividetelo sui vostri social e non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Vi mando un grosso bacio, buon sabato, ci vediamo al prossimo video, ciao!